sono io? Ma come, sono quello che ti porta ogni volta i video di Fortnite per migliorare. Che cos'è questo? Lo scopriamo insieme. Ebbene sì ragazzi, finalmente è arrivato questo pacco misterioso che sto aspettando da tantissimo tempo ed è arrivato solamente grazie a voi. Vi dico solo una cosa, se l'audio fa schifo è perché c'è il microfono là in fondo e l'altro microfono là in fondo, quindi non sono ancora abituato a fare questi tipi di video, però vi assicuro che questa cosa è tanta roba. E una cosa, vengo vicino che così mi sentite meglio. Se ci hanno mandato questo pacco è solamente grazie a voi da casa, voi che state guardando questi video, che ci state supportando, che state lasciando mi piace. Quindi vi dico che questo pacco è una sedia da gaming. Quanto è grosso? Quanto è grosso? E la Diablo, che è questa azienda che fa sedie da gaming, ci ha detto di provare questa sedia e di dirvi a voi cosa ne pensiamo. Per questo troverete i link in descrizione per vedere tutta la sedia e passerei già al commento ignorante di questo video, perché vi chiedo già, ancora prima di iniziare tutto lo spacchettamento e tutto ciò, di andare a fare un salto nel link che trovate qua sotto, fate un giretto nel sito, vedete cosa ne pensate delle sedie e ci scrivete cosa ne pensate nel vostro dialetto. E ovviamente poi ci fate la traduzione in italiano, perché vedo che proveniamo da tutta Italia noi sushin, siamo proprio dappertutto, quindi ci vuole un bel commentino dialetto e qui sotto ci scrivete la traduzione in italiano. Mi sa che è ora di montare la sedia. Forbici dalla punta arrotondata, che tra l'altro ragazzi è una delle sedie più economiche che ci siano ed è per questo che abbiamo scelto questa azienda da contattare, perché almeno è a portata di tutti. Cioè nel senso, costano un pochino ma sono economiche, quindi ve le consiglio tantissimo. Sentirete un casino assurdo. Che bello. Ma quanto peso. Cacchio. È tutto metallo, credevo fosse plastichina io. Invece pesa come me. Oh mio Dio. La parte più bella. No, scherzo, non è questa. Mamma mia! Ah. Oh. Aspettate che arrivo. Che bestia! Guardate che bello, guardate anche dietro che c'è lo stemma della Diablo. Mamma mia! Che figata! Comunque ci tengo a precisare che loro non ci danno un centesimo. Vabbè, ci hanno regalato la sedia ovviamente per provarla, però tutti i pareri che vi darò saranno completamente oggettivi. Devo fare pubblicità, ragazzi. Tra l'altro verde, io gli avevo chiesto un colore che gli piaceva a loro, quindi non avevo preferenze e loro hanno scelto il verde, che è un colore fighissimo ovviamente. Quindi sono strafelice. Aiuto! Tutte le viti e i bulloni per evitarlo, quindi non dovete procurarvi niente. Per fortuna, perché io non ho niente, non sono capace a fare quelle robe lì da persone adulte. Ci ho sbagliato perché faceva troppo caldo, ma adesso... Dove cacchio inizio? Ok ragazzi, io ho tagliato un bel pezzo in cui praticamente montavo tutto ciò. Sono quasi alla fine, devo solo montare la parte sopra, che non voglio farvi vedere bene ancora, con la parte sotto. E noi ci vediamo tra poco, vi lascio un breve montage di com'è la sedia e dopo farò la prova seduta, vi dirò cosa ne penso. A tra poco.
fatta vedere per bene, è arrivato il momento di fare la prova seduta e farò qualche riflessione sulla sedia. Ci siamo, sto per sedermi, vediamo un po'. Ah, mamma mia, è una figata, è qualcosa di assurdo, ve lo giuro. Ah, ci sono le braccia che sono fino a una parte in metallo e sono regolabili, quindi questa è una figata davvero. Ci sono i poggiabraccia che sono comodissimi e il cuscino per la testa è una figata, è veramente una figata, è assurdo. Ci puoi appoggiare super comodo. Dopo aver montato una sedia non c'è cosa più bella che sedersi sopra. Aspettate che vi porto con me, vi porto con me. C'è questo cuscino che è veramente una figata perché è comodissimo, che vi, non so, vi fa tenere la schiena giusta per non aver male di ossa. E c'è questo che per il mal di collo, se fate come me che sto 80.000 ore seduto sul computer, ci vuole proprio. Poi se andiamo verso il basso c'è questo, che come vi ho detto prima sono regolabili e sono una figata. Se fate così, aspettate che scendono, se fate così si alzano. Io le tengo alte perché mi stanno un po' più comode. Spero tanto che questo video vi sia piaciuto, anche se non so come è venuto, perché è la prima volta che facciamo un video del genere. La sedia merita veramente tanto e oltre che fare un favore a voi stessi a prenderla, fate un favore a noi andando a farvi un bel giretto su quel sito magnifico che vi lasciamo sotto in descrizione. E niente, se non ci conoscete ancora, portiamo un sacco di video di Fortnite, quindi vi consiglio di lasciare un bel mi piace, di lasciare il commentino tattico con il vostro dialetto e di iscrivervi. E noi ragazzi ci vediamo al prossimo video, che sarà fatto con questa sedia da gaming super fighissima. E niente, grazie davvero ancora sia alla Diablo, che è una marca fighissima, sia a voi ragazzi, perché ci avete reso possibile tutto ciò. Grazie mille.